ritrovati. Riprendiamo dopo l'autopranzo la nostra attività di indagine e di ricerca. Devo dire che sono stati molto apprezzati questi vini vietati e ho ritrovato la mia infanzia nell'assaggiare queste prelibatezze. Riprendiamo i nostri lavori con una sostituzione, modifica, eccetera, che però non cambia nulla su quanto riguarda la comunicazione. Doveva essere presente in questo momento il dottor Piercarlo Begotti della Società Friulana di Archeologia, Società Filologica Furlana, parlando di stato del monachesimo benedettino nel secolo VIII, allacciandosi poi in particolare all'abbazia di Santa Maria di Sesto. Non a Reghena, sì. Periferia del Porto Gruaro. E non è potuto intervenire il dottor Piercarlo Begotti, che però ci ha fornito il suo intervento, che verrà letto da Fabrizio Schincariol, già presidente del gruppo archeologico del Cenedese, al quale devo riferire il mio personale apprezzamento e ringraziamento e soprattutto la soddisfazione di vedere un così grosso impegno attuato con una frequentazione di alto livello. Passo quindi la parola a Fabrizio, il quale leggerà l'intervento del dottor Begotti. Allora, si sente a posto? Sì. Allora, il monachesimo benedettino in Friuli. Molto si è scritto sul monachesimo friulano nei secoli tardo antichi e alto medioevali, di cui in genere conosciamo poco, trattandosi di iniziative locali legate alla cattedra patriarcale di Aquileia e dall'inizio del VII secolo anche a quella di Grado. Incerta è la loro natura e spesso sono menzionate una volta sola. Per avere notizie chiare della presenza monastica secondo la regola benedettina, bisogna giungere circa alla metà dell'VIII secolo, con la fondazione da parte di tre fratelli longobardi dell'abbazia di Sesto, sulle rive del fiume Reghena, nel territorio friulano compreso tra Livenza e Tagliamento, in diocesi di Concordia. A Sesto era legato il monastero di Salt di Povoletto, nell'alta pianura accanto al fiume Torre, appena sopra Udine, dove venne collocata la madre dei fondatori, Piltrude. Dopo la sua morte, il luogo religioso esaurì le proprie funzioni, con il trasferimento delle monache e delle reliquie nel cenobio femminile di Santa Maria in Valle di Cividale, che un diploma di Lotario e Ludovico II dell'830 dà già per esistente. Salt verrà poi ricordato nell'888 come corte indipendente da Sesto. È rimasta invece una sola notizia del monastero di San Michele di Cervignano, di cui nel 912 il re Berengario confermava all'abate i privilegi che erano contenuti in atti scomparsi per la devastazione dell'archivio. Non riteniamo invece che il termine cella, che viene impiegato per designare tre pertinenze di Sesto, San Floriano di Forni di Sopra del 762, San Martino presso Cividale dell'807 e Blessaglia di Pramaggiore dell'888, possa assumere il senso di monasteriolo, piccolo monastero, come viene comunicamente fatto. La cella va interpretata come un elemento funzionale all'azienda agricola, Curtis cum cella in Blesaga, si dice nell'888, un deposito o luogo di drenaggio delle risorse locali e territoriali. Infatti, nel documento sono elencate solo alcune celle che vanno intese come centri di raccolta per le corti e gli altri possedimenti di una determinata zona.
esplicito, oltre a molta letteratura, è anche un diploma imperiale per Sesto dell'anno 865, in cui viene specificato il valore agrario di Cella, in curtes vel villas, seu cellas, sive agros, ipsius monasterii, concetto ripreso alla lettera dal diploma di Berengario dell'888. L'abbazia di Santa Maria di Sesto. La sua origine viene posta intorno alla metà dell'VIII secolo, nell'ambito della scelta di una cospicua famiglia dell'aristocrazia per cause probabilmente legate alla politica del tempo, di abbracciare la vita monastica in Friuli, ma anche in Toscana. Nel maggio del 762, nell'abbazia emiliana di Nonantola, Anto, Ergo e Marco assegnarono i loro beni in dotazione sia a Santa Maria di Sesto, sulle rive del fiume Regena, chiamata più tardi anche Santa Maria in Silvis, sia a Santa Maria di Salt, dove collocarono la propria madre, vedova. Alcuni diritti di proprietà rimasero in comune tra le due istituzioni. Favorita da duchi, re e imperatori, l'abbazia aumentò non solo le sue risorse in Friuli, Istria, Veneto e Marche, ma pure i poteri economici e giurisdizionali su villaggi e comunità ecclesiastiche, conferendo all'abate ruoli propri di un vescovo, esente da ogni ingerenza della diocesi di Concordia, era assoggettata al controllo dei patriarchi di Aquileia, finché il Parlamento della Patria del Friuli ebbe vita dal primo 200 agli inizi dell'Ottocento. L'abate ebbe diritto a occuparne un seggio nella classe degli ecclesiastici titolari di giurisdizione. Nei decenni successivi alla fondazione, l'ente religioso accrebbe i consistenti possedimenti originari che in parte erano già aggregati in grosse amministrazioni aziendali, le curtes. Gli abati organizzarono le nuove acquisizioni sul modello curtense, procurarono nuove proprietà dislocate a distanze sempre più considerevoli dalla sede monastica, fino quasi a riempire tutti gli spazi, compresi entro il limite dei fiumi Livenza, Meduna e Tagliamento, nella fascia fertile sotto le risorgive, senza contare le altre zone del Friuli e dell'Italia settentrionale. Tra l'età longobarda e l'età carolingia, l'abbazia di Sesto in pratica non ebbe concorrenza politica ed economica all'interno dell'area friulana e il consistente patrimonio terriero, insieme alle agevolazioni, alle immunità e ai privilegi di parte pubblica, ne fecero in concreto la potenza e l'autorità più importante della zona. La consistenza fondiaria di Sesto era ben maggiore di quella dei patriarchi di Aquileia e dei vescovi di Concordia. La documentazione che la riguarda inizia nell'anno 762 e per il periodo del regno longobardo e dei primi tempi della dominazione franca. Si giunse all'830. Si tratta di atti che trattano gli aspetti economici e giuridici delle proprietà monastiche, con pochi cenni agli aspetti religiosi, culturali e artistici, anche se in questo ci aiutano l'archeologia e la serie di manufatti dell'epoca ancora esistenti. Se in alcuni casi si tratta di un reddito esiguo derivato da pochi beni materiali, una cesta di ulive, o che comprendono concessioni minerarie, come nel 778, per la gran parte si tratta di possedimenti di ambito agrario, ed è questo l'ambito in cui verrà posta l'attenzione, poiché ci aiuta a ricostruire alcune evoluzioni che si sono verificate in ambito rurale e nei rapporti della proprietà fondiaria con il territorio. All'inizio i fratelli longobardi lasciarono all'abbazia e a Salt 5 curtes, di cui 2 tra Tagliamento e Isonzo, Salt e Medea, e 3 tra Livenza e Tagliamento,
Sesto Lorenzaga e San Foca. Il patrimonio disponeva di numerosi beni sparsi, dislocati soprattutto in sinistra del Tagliamento o nel Veneto, soprattutto case e case massarice, poderi isolati e casali. Inoltre, pascoli isolati in Carnia e prati in pianura, mulini, terre e vigne, boschi e selve e allevamenti di maiali. Annesso a Salta c'era pure uno xenodocchio. Già verso la fine del Regno Longobardo, i possedimenti strutturati in Curtes aumentarono e ne abbiamo un preciso elenco nel diploma di Re Berengario dell'888. Ne sono enumerate 21, di cui 11 nel Friuli occidentale, 3 nel Friuli centrale, una a testa in Carnia e in Friuli orientale, 5 erano posti in Veneto. Questo ci può essere utile per comprendere come l'organizzazione delle grandi aziende agricole si sia affermata in Friuli tra il secolo VIII e IX, coprendo in gran parte i patrimoni fondiari del territorio e che nello sviluppo di tale sistema abbia avuto un ruolo importante l'entità monastica. Sappiamo però che anche i proprietari laici detenevano curtes, come nel caso dei fratelli Rodgaudo, Duca, e Felice, morti dopo la rivolta del 776, che ne possedevano una ad Aquileia, passata poi nell'811 ai patriarchi per volontà di Carlo Magno, ed era un diacono cividalese, Pietro, che nell'805 possedeva una corte donata a Sesto. Certamente ogni corte aveva le proprie caratteristiche. In generale erano unità produttive dislocate su più villaggi o su porzioni di più villaggi e con una produzione diversificata. Nel 762, accanto al nome di San Foca, è elencato ciò che si intendeva per curtis, con riferimento a quelle dislocate tra Livenza e Tagliamento, cum casis, curtis, campis, Pratis, Vineis, Silvis, Asalaris, Montibus, Rivis, Pascuis, Atque Paludibus, Nec non et Molinas, Seu Mobilia ed Immobilia, Quicquid ed Ipsas Curtes, supernominates vel nostro Iure Inter, Ipsa Plumina pertinere digno Scitur. Ma sicuramente non deve essere stato così comunque, per esempio, la curtis cum cella di Vico Leonum in Carnia, per quanto si fosse all'inizio del cosiddetto caldo medievale. Difficilmente avrebbe potuto offrire coltivazioni di grano. Sappiamo che nel 778 è menzionata come villa caratterizzata da pascoli, selve e frutteti e soprattutto delle miniere di ferro e rame. Lavoro monastico e lavoro servile. Secondo la visione bizantina, orare, laborare e leggere erano i tre cardini su cui viveva l'esperienza monastica. Può essere che all'inizio e per qualche tempo il precetto di laborare fosse inteso alla lettera e che effettivamente i monaci attendessero anche al dissodamento, all'aratura, alla semina, alla sarchiatura e al raccolto, magari aiutati da coloni esperti, considerato che, come San Benedetto, molti provenivano dall'aristocrazia non abituati ad attività manuali. È però documentato che il dettato della regola comincia ben presto a essere disatteso. Nelle grandi abbazie benedettine del Mezzogiorno Longobardo Alto Medioevale, San Vincenzo a Volturno e Monte Cassino, i monaci sembrano più interessati alla gestione degli enormi patrimoni fondiari dispersi in gran parte del territorio del Principato di Benevento che al lavoro manuale. Nei secoli VII e VIII la cella benedettina si configurava come una vera e propria azienda agricola con accentuato sviluppo nel settore dell'allevamento suino e della coltivazione delle terre,
dove, sotto la vigilanza del preposito, erano impiegati contadini, dipendenti e servi. Lo si vede anche in Friuli, nell'abbazia di Santa Maria di Sesto. Già l'atto di dotazione del 762 è esplicito, ma in presenza di un'economia rurale molto ben organizzata dalla para dei tre fratelli fondatori, una parte considerevole era strutturata in curtes, grosse aziende sviluppate su più villaggi, comprendenti terre aratorie, prati, pascoli, alcuni in quota, vigne, selve, frutteti, boschi cedui, corsi d'acqua, aree paludose. Il resto era costituito da masserie e poderi sparsi, alcuni in proprietà ed altri che garantivano redditi in natura, tra cui un allevamento di porci allo stato brado. I beni erano dislocati in Friuli e in Veneto e tra queste c'erano pure mulini. Ovviamente sia le monache che attorniavano la madre Piltrude, insediate presso lo Xenodocchio di Salt, sia i monaci di Sesto non potevano materialmente lavorare i campi, posti in così tanti luoghi, né attendere agli allevamenti e all'alpeggio. In effetti nel testo sono nominati i servi, le serve, i semiliberi Aldioni e Aldione, che ottengono la condizione giuridica di liberi, e i rustici, che si dice pure che una vigna era tenuta dai figli e nipoti di Haudone. Del resto, nella stessa abbazia di San Silvestro di Nonantola, dove fu steso l'atto del 762, c'era una consolidata tradizione di terre lavorate non dai medici, dai monaci, ma dai coloni. Nel 753 il re Longobardo Astolfo, cognato del fondatore Anselmo, abate e già duca del Friuli, aveva riconosciuto al Cenobio numerosissimi beni, alla cui coltivazione erano addette varie categorie di persone, servi e semiliberi. Cum colonis et massaritis, atque omnibus apprenditis suis, servis e ancillis, aldionibus e aldianis. Si era dunque avuta una trasformazione rispetto a quanto stabilito dalla regola. Il lavoro dei monaci, che pure occupava una parte della giornata, era dirottato verso altri tipi di intervento, dentro il cenobio, specialmente orientato alla trasmissione e produzione della cultura. Ma la gestione delle produzioni agricole rimaneva nelle mani di abati, priori e amministratori di fiducia, come accadeva del resto nella società medievale, in cui gli enti ecclesiastici erano diventati proprietari terrieri tra i maggiori e i centri di potere. Infatti gli abati appartenevano nella loro generalità all'aristocrazia. È tutto. Questo è l'intervento del dottor Piercarlo Begotti della Società Friulana di Archeologia, Società Filologica Friulana. Quindi le due cose unite per quanto riguarda, tra l'altro, un aspetto della vita monastica anche collegata al nostro studio relativo alla vita sociale e anche religiosa del nostro popolo longobardo. Adesso noi proseguiamo i nostri lavori relativamente al fatto della presenza di un elemento sostanziale che caratterizza anche la popolazione, i pregi, diciamo così, e ciò che ci hanno lasciato questi popoli longobardi, ed è il fatto, un po' ripercorso questa mattina dall'analisi della situazione relativa alla collocazione degli elementi che costituivano le cinghie che collegavano appunto le armi e anche il vestiario dei longobardi, e anche in particolare
iniziamo un discorso di analisi di quello che era il ragionamento relativo alla produzione nobile petrografica e direi metallurgica e gli opifici eccetera delle pietre dure, quindi di questa particolarità che ha caratterizzato appunto una delle arti che hanno connotato la vita dei Longobardi in Italia. Ad esporci questa situazione, queste situazioni, sono il dottor Alessandro Pacini, archeometallurgo, Scuola dell'Opificio delle Pietre Dure di Siena, e il dottor Andrea Pacini, immagino siano fratelli, anche ha visto la fisionomia, gemmologo, lapidatore, mosaicista, commesso fiorentino, sempre di Siena. Li ringrazio di essere qui e di darci questo particolare aspetto che è un'ulteriore tessera del mosaico che sta ricomponendo la figura generale di questo popolo incredibile dal mio punto di vista. Ci parleranno in questa prima fase, perché dopo la pausa caffè poi torneranno ad aiutarci, virgolette, dal punto di vista scientifico, con un altro intervento che ci chiederà in particolare una riorganizzazione generale della struttura, diciamo così, di apprezzamento delle cose che ci mostreranno, ma ve ne parlerò poi, ci organizzeremo poi dopo il rientro, sui Longobardi e la orificeria, cloison in francese? Cloisonné, sì, scusate. Bene, a loro la parola, dottor Alessandro Pacini, dottor Andrea Pacini. Bene, grazie, buongiorno a tutti. L'orificeria Cloisonné è stata così chiamata e caratterizzata dall'inserimento nel gioiello di oro o di argento di tessere di granato, lastrine di granato che compongono gran parte dell'ornamento del gioiello, brevemente. È un gioiello particolare che caratterizza soprattutto le popolazioni cosiddette barbariche. E lo ritroviamo gioielli con questa decorazione in diverse tombe longobarde e prima ancora gote in Italia. Allora, vedete che io ho voluto mettere nome, cognome, nome e due cognomi, i nostri due cognomi, perché da parte di mamma facciamo la Bardi, quindi abbiamo un collegamento, secondo me anche una passione per la produzione orafa. Io sono orafo, mio fratello è gemmologo, e quindi abbiamo questa passione, secondo me anche proprio nel sangue, con le produzioni longobarde, barbariche in generale. Il granato è la gemma principale, è la gemma protagonista dell'orificeria Cloisonné. Questa che vedete adesso non è orificeria Cloisonné, ma ci sono dei granati, il rosso che vedete è granato. Dei granati ne parlerà meglio Andrea, perché è una famiglia, non è una pietra soltanto. E al granato, storicamente, c'è una lunga storia dietro al granato. Il granato è una gemma che ha una storia molto interessante, perché è carica di simboli. E, secondo me, tra i simboli fondamentali di questa gemma, che tra l'altro si rinviene in vari siti nel mondo, è abbastanza diffusa, non è una gemma rara, poi vedremo, si trova anche nell'arco alpino. Allora, tra i simboli, io sottolineerei due. Uno è il colore e l'altro è la resistenza al fuoco. Tutti e due collegati comunque al fuoco. E poi c'è anche un rimando, vedremo, al vino, che
connette, secondo me, il granato, la scelta del granato e prima ancora dei vetri rossi, questo gusto celtico per il rosso, proprio con il vino. E ci sono degli studi a proposito che nello specifico poi ho messo nella relazione per gli atti, no? Quindi c'è questo collegamento, non sono io che lo dico, ci sono degli studi. Passione di questi popoli, tra virgolette, barbarici per anche il vino, quindi anche le conseguenze del vino, no? Il fuoco, il vino, l'ebbrezza. Abbiamo visto i ragazzi della ricostruzione, mi spiegavano che il combattimento longobardo era anche un combattimento irruento, no? Quindi è una popolazione, quando arrivano in Italia, Paolo Diacono parla di un popolo giovane, forte, guerriero, ecco, il guerriero. Allora, e il vino, il fuoco e poi, ecco, il granato veramente resiste al fuoco. Cioè, noi orafi lo sappiamo perché quando ci portano qualche gioiello con il granato che va risaldato, non abbiamo problemi a dare fuoco sulla pietra, perché è una pietra che resiste. Quindi, questo collegamento è importante. Nella storia naturale, in latino, troviamo il nome di granato come carbunculus, cioè pietra di brace, in greco anthrax, che significa lo stesso brace, e il piropo è un tipo di granato che viene dal greco pyr, che significa fuoco. Allora, tutta questa simbologia era sicuramente era preesistente ai Longobardi. I granati, molte gemme, tra cui molti granati, arrivano nell'Impero Romano sicuramente, arrivano in Occidente sicuramente a seguito delle conquiste di Alessandro Magno, e quindi cominciamo a trovare in questi gioielli ellenistici inserimenti di granati abbastanza importanti. L'area più orientale, e quindi diciamo la zona sotto controllo dell'impero persiano, ha prodotto diversi tipi di granati, li ha lavorati e li ha inseriti in gioielli con influenze greche ellenistiche, ma anche con tradizioni di popoli delle steppe, popoli orientali, e quindi è già dal secondo secolo d.C. che abbiamo questa, comincia a vedersi proprio questa importanza del granato nei gioielli. Ed ecco i primi esempi veri e propri di oreficeria cloisonnée. Questa è l'oreficeria cloisonnée, cioè quando le fette di granato vengono prodotte, le fette, non la gemma singola, ma proprio delle fette inserite e modellate e inserite in un gioiello predisposto, quasi come un mosaico. È un effetto molto particolare, molto bello, molto splendente. Questi sono, a quanto mi risulta, scusate la qualità dell'immagine, sono tra i primi esempi di oreficeria cloisonnée, e non è un caso che vengono dall'area, tutta la zona settentrionale del Mar Nero, del Ponte Eusino, che pare, da quello che ho potuto vedere fino adesso, pare sia stata un po' la zona di nascita o comunque di diffusione di questa nuova moda. Dal III secolo d.C. poi prosegue fino al V, VI, prima con i Goti, che infatti si stanziano, vengono in parte, poi va bene, mi correggerete, insomma, ma insomma c'è questa, mi pare di sovrapporre, no, questo arrivo di popolazioni dalla steppe meridionali, quindi questa zona degli sciti, poi si spostano verso l'Europa occidentale, portando in varie forme questa moda. E poi al Museo di Aquileia, sicuramente questa moda che arriva dell'oreficeria cloisonnée dall'Oriente, influenzata da gusti barbarici, trova in Occidente però già una tradizione precedente di lavorazione del granato, una oreficeria già con granati. E Aquileia, per esempio, sono stati nel Museo Archeologico di Aquileia, sono esposti una grande quantità di pietre preziose romane. Addirittura ne hanno trovate talmente tante che sono riusciti a fare dei gruppi per specie gemmologica. E qui è esposta tutta la famiglia dei granati. Vedete che ce ne sono di vari colori, varie sfumature, tra cui alcuni anche verdi. Un
Lo studio ad oggi più completo sull'oreficeria cloisonnée è quella di Birgit Arrhenius dell'85. Secondo la studiosa, questo tipo di lavorazione si sviluppa in pochi grandi laboratori bizantini, quindi con una tradizione greco-romana consolidata, laboratori ben attrezzati, con artigiani anche specializzati. E, vedete, la stella indica Costantinopoli, poi con i triangoli neri, secondo la Arrhenius, abbiamo i laboratori direttamente dipendenti da Costantinopoli. Per quanto riguarda l'oreficeria cloisonnée, questo è molto specifico, con i triangoli invece bianchi, botteghe che comunque erano in collegamento con Costantinopoli. E qui siamo, questo quadro riguarda il V-VI secolo d.C. I Goti, per esempio, in periodo goto in Italia, i Goti avevano a disposizione degli grandi opifici, tipo la Cripta Balbi di Roma, degli Ergasteria proprio, quindi importanti laboratori romani. Romano-bizantini. Poi l'oreficeria cloisonnée è famosa per degli oggetti fantastici, bellissimi, tecnicamente stupefacenti, che costituiscono i famosi tesori. A sinistra vedete quello della tomba di Childerico, della fine del V, Merovingio. A destra la necropoli di Apahida del V secolo in Romania, poi in Italia abbiamo il tesoro di Domagnano in provincia di Rimini, sempre di quel periodo, fino a un po' dopo abbiamo il tesoro di Sutton Hoo in Sassone del VII secolo. Vedete, qui è l'esplosione, cioè è proprio la perfezione, come si dice, l'apoteosi di questa oreficeria cloisonnée. E c'è una raffinatezza di lavorazione a livello delle più grandi produzioni orafe di tutti i tempi. Per quanto riguarda i Longobardi, si conserva, a parte oggetti più piccoli, più, diciamo, più umili, però abbiamo anche per i Longobardi, in un periodo all'inizio del VII secolo, del 603, datato la coperta di Vengelario della regina Teodolinda, e vedete che sulla la cornice è finemente lavorata, non solo, insomma, le parti che separano i riquadri, è separata con oreficeria cloisonnée. E poi qua a a Colle del Morte è stata trovata questa fibula a disco che, secondo me, ha un livello tecnico qualitativo paragonabile a quella dei tesori che ho fatto vedere prima. Allora, vediamo. Ecco, allora, ora ho fatto veramente una panoramica velocissima, ci sarebbero molte cose da dire, però volevo soffermarmi oggi un po' di più sulla tecnica, sulla tecnologia di questi oggetti. Qui la fibula di Ceneda andrebbe studiata, io non l'ho potuta vedere fisicamente, andrebbe studiata anche con analisi, con osservazioni al microscopio. Una cosa possiamo dirla, di solito gli archeologi usano lo stesso termine, granato o almandino, dalla città Alabanda, questa città dell'Asia Minore, divenuta famosa più per il traffico, il commercio di questi granati. Ma l'almandino è un tipo di granato, non tutti i granati sono almandini. Poi Andrea spiegherà meglio. Qui posso fare due osservazioni, così, subito, a prima vista. La prima è che vedete che le tessere di granato sono state sagomate con delle scalette, con delle parti rotonde, cioè non è un semplice quadratino, no? C'è una lavorazione del granato con degli angoli precisi. E questo implica un lavoro di lima, diciamo lima, non è una lima con i denti, è proprio una lima con polvere abrasiva, poi vedremo, si lavora così.
Molto, quindi già una cosa, una difficoltà tecnica che si fa soltanto su pezzi di una importanza elevata. L'altra cosa interessante è il retro di questa fibula a disco, che vedete ci sono sia... Allora, questa è la staffa dove andava... Immaginatevi, tutte le fibule hanno... Immaginatevi le spile da balia oggi. Tutte hanno una parte dove sta la punta dello spillo, si chiama staffa, e una parte dove invece si inserisce la molla dello spillo. In più, questa fibula ha questo occhiello perpendicolare allo spillo, che gli archeologi non hanno capito bene a cosa servisse. Si è pensato a un occhiello per cucirla o per mettere una catenella. Secondo me era una sicura, che tra l'altro Godino aveva fatto vedere un bracciale con un occhiello, mi pare, una cosa. Allora, gli orafi conoscono bene, è una sicura. Noi le chiamiamo sicure, è una sicura alla chiusura. Se la chiusura, per disgrazia, dovesse aprirsi, cioè se per caso si perde il pernietto della chiusura, il bracciale comunque non si apre perché c'è un'altra piccola chiusura di sicurezza. Di solito si usa una forma di otto, poi ne parliamo con calma. In questo caso, invece, secondo me, gli orafi moderni non usano questo sistema. Io l'ho rivisto in una fibula a disco, però è molto più tarda, è una fibula dell'undicesimo secolo, trovata nei pressi di Siena, e vedete, anche lì c'erano la predisposizione per due spilli, e l'ho un po' risolta in questo modo, cioè uno spillo secondario che blocca lo spillo principale, anche perché le fibule a disco, se voi le mettete sul vestito, tendono, siccome lo spillo è nel mezzo, lo tengono a ribaltarsi, no? E quindi era anche un modo per tenerla ben aderente al vestito, però sono ipotesi. E invece veniamo alla ricostruzione. Questo è l'oggetto, sarebbe bello ricostruire la fibula di Ceneda, ma è veramente un lavoro molto impegnativo. In questo caso invece ho potuto farlo in modo più veloce. Allora, la fibula è più piccola, sono... pochi centimetri, una fibula tipica dei Longobardi, indossata dai Longobardi già prima che entrassero in Italia, quindi probabilmente la moda si è affermata durante il soggiorno in Pannonia. È una fibula forse sia per il motivo delle aquile sia per altre caratteristiche, forse di origine franca. Comunque i Longobardi la mutuano da altre popolazioni. È in argento dorato a fuoco con inserti di granati. Al Museo Archeologico Nazionale di Cividale ci sono fibule di questo tipo, e in più, interessante, ho visto un modello, questo qua grigio, è un modello di questa fibula in piombo. Modelli in piombo per fare queste cose un po' in serie, a stampo, sono stati trovati nella Cripta Balbi a Roma, per esempio, non pochi. E quindi adesso velocemente capite. Allora, io in questo caso ho usato la tecnica della fusione in osso di seppia, che mi ricordi il nome? Giovanni? Giosuè ha portato, quindi magari fuori vedete anche come funziona. Però non siamo sicuri che abbiano usato l'osso di seppia. Sappiamo, io so che da testimonianze riferite da archeologi, da restauratori, su oggetti longobardi che hanno visto le tracce dell'osso di seppia. Quindi probabilmente i longobardi o archi artigiani del periodo conoscevano questa tecnica. Si imprime il modello si imprime nell'osso di seppia, poi si accostano le due valve, si fonde l'argento, e quando aprite l'osso di seppia vedete che per sue caratteristiche naturali particolari si riproduce la stessa cosa in metallo prezioso, questo è argento. L'argento poi, vedete sulla sinistra le tipiche tracce dell'osso di seppia, l'argento viene rifinito con dei raschietti, delle lime, e viene portato a lucido, e poi si inseriscono la divisione per le cellette, dove andranno insieme i granati. Sul tipo di celletta, siccome si può fare in vari modi, si può già fare delle distinzioni tra botteghe, perché sono vari sistemi. Poi ho fatto la doratura a fuoco con il mercurio,
con l'amalgama d'oro, si stende l'amalgama sull'argento, si scalda, il mercurio evapora e rimane la doratura, questa gialla che vedete, e poi va brunita. La cosa bella dell'oreficeria cloisonné è che sotto alle fette di granato venivano messe quasi sempre, ma nei casi di oggetti più belli sempre, veniva messa una foglia di oro decorata e lucidata. Quindi facevano dei piccoli specchi, cioè la luce passava il granato, rifletteva sull'oro e voi avevate questo effetto risplendente, il colore rosso veniva esaltato e in più si vedeva anche il disegno in trasparenza, cioè una cosa molto raffinata. E sono stati trovati dei punzoni di bronzo, questo viene dall'Olanda, con la decorazione per fare le foglie stampigliate. Questo è quello che ho fatto io in un pezzo di acciaio, più semplice, viene battuto sul piombo e si producono queste lamine, è una foglia un po' spessa, quindi ci chiamano lamine di oro stampigliate. Questa, vedete la dimensione, questi sono millimetri. E adesso, una volta predisposta, finita la fibula o l'oggetto, preparato la foglia d'oro, preparato il mastice per appiccicare il tutto dentro alle sedi, il mastice è una miscela di sabbia e resina, fondamentalmente, bisogna mettere i granati. Mio fratello ora vi dirà qualcosa sui granati. Buonasera. Andrea. Grazie. Come diceva mio fratello, i granati sono una famiglia, che si intende. Praticamente la struttura rimane la stessa, ma ci sono piccole variazioni chimiche e da questo prendono dei nomi differenziati. Si usa in gemmologia due acronimi per indicarli. Uno è piraspite, che raggruppa i minerali che sono caratterizzati dal gruppo alluminio 2, il nesosilicato è indicato da CO4, poi se c'è dei chimici lo spiegano anche meglio. E questo acronimo ricomprende il piropo, l'almandino e la spessartina, che poi sono quelli più utilizzati in gioielleria. L'altro acronimo è ugrandite, perché ricomprende invece l'uvarovite, la grossularia e l'andradite. E in realtà poi si suddividono ulteriormente in varietà differenziate. Quindi i granati sono un'ampissima famiglia. Come diceva mio fratello, quelli più utilizzati e che fanno riferimento ai tesori dei Longobardi sono i piropi e gli almandini e in parte le spessartine. Uno che non è indicato dai due acronimi è la rodolite, un altro minerale di pregio, un altro granato di pregio, che non è ricompreso perché ha una variazione di composizione che la sposta tra il piropo e l'almandino, quindi non è stata ricompresa ma vi appartiene lo stesso. Questi minerali hanno delle caratteristiche fisiche particolari, hanno una altissima tenacità, una forte durezza, un'ottima lavorabilità, assenza totale di sfaldatura, cioè percuotendolo non si suddivide. Anzi, poi dopo mio fratello farà vedere delle diapositive dove si sbriciola il granato. Quindi non è possibile ottenere delle fettine. Quello è più dovuto alla crescita, alla sua genesi, perché si tratta di minerali che si formano intorno agli 8-600 gradi, alte temperature quindi e altissime pressioni, che gli dona questo aspetto che vedete nella diapositiva, che è un esacisottaedro. Questo ovviamente è la formazione ideale, che però non sempre avviene in natura. Se il granato si forma in interstizi o in particolari condizioni, si potrebbe anche creare degli abiti tabulari. In realtà è sempre l'esacisottaedro, ma schiacciato, e in quel caso, come vedete qui, che noi abbiamo indicato con cristalli tabulari, mentre quelle accanto che vedete sono le fettine che abbiamo lavorato, lucidandole sopra e sotto, però è altamente probabile che utilizzassero, per un fatto pratico, utilizzassero questi cristalli tabulari, che sono molto diffusi. Tra l'altro il granato, come diceva mio fratello, è presente in moltissime parti del mondo, e è molto diffuso. La fase di creazione
del minerale, detta pegmatitica, è una fase che consente la creazione di cristalli enormi, non particolarmente puri, ma molto grandi, quindi e molto diffusi. Questi che vedete sono invece provenienti dal Tirolo, se non è giusto? Sì, sì. Che ora la foto non rende giustizia, sono particolarmente inclusi, ma di bellissimo colore. E quello che vedete in alto, la foto che vedete in alto è invece un abito abbastanza perfetto del minerale. Infatti l'esacisottaedro, anche se sembra un cubetto, se notate ci sono delle facce aggiuntive e si riconduce a quell'abito lì. La base è sicuramente un micascisto e probabilmente questa è di provenienza alpina. Sì. Ecco, e infatti nella mappa potete vedere addirittura c'è il Monte Granato, dei Granati, che si trova proprio poco sopra noi. Poco sopra Merano e poco sotto la Svizzera. E questa, da queste zone qui, tra l'altro Val Malenco, Val di Fassa e altre provenienze, ora comunque le trovate poi scritte, ci sono dei granati di pregio, e in particolare il demantoide, che è un granato verde, infatti come diceva mio fratello spesso veniva usato in alternanza al tipico rosso, addirittura è una delle qualità migliori, proviene dal nostro territorio. Ho dimenticato qualcosa, no? Diciamo, la distinzione gemmologicamente dei granati viene fatta con analisi gemmologiche, per ovvi motivi, anche per non distruggere l'elemento, perché un'analisi chimica, fisico-chimica, darebbe risultati più precisi. Però delle caratteristiche come l'indice di rifrazione, il peso specifico e lo spettro, specialmente per l'almandino e la rodolite, per esempio, sono fattori identificativi certi. Il granato non ha imitazioni o sintesi, perché quelle che sono state tentate, lo YAG o il GGG, sono delle cose completamente avulse dalla natura, cioè sono proprio di frutto di laboratorio, a differenza di altri minerali che sono stati riprodotti in crescita. Quindi la diffusione dei minerali è ampia, le sue caratteristiche sono tipiche, però dare la possibilità di riconoscere un'esatta provenienza è altamente improbabile. Perché anche associando al sito d'estrazione l'analisi del granato in oggetto, si può ipotizzare una provenienza da lì, ma non è detto, perché la stessa composizione chimica si ritrova in altri giacimenti anche molto lontani da quello interessato. Perché dico ciò? Perché spesso viene data come certa la provenienza dei granati su determinati oggetti, ma in questo caso non è possibile farlo. Sono pochissimi i minerali che con l'osservazione delle inclusioni, cioè degli elementi estranei al cristallo, danno certezza di provenienza. Sono veramente pochi. Gli altri permettono il riconoscimento, ma non è così facile determinarne la provenienza. Dimenticato qualcosa? Ma questo è importante, cioè, per dire che non bisogna, bisogna prendere sempre con le molle anche i risultati delle analisi chimiche che si fanno, specialmente su questi granati già lavorati, tagliati, lucidati, no? Cioè, associare la provenienza dall'India, da Sri Lanka, poi ci sono delle corrispondenze anche in letteratura, d'accordo. Però ecco, bisogna essere molto cauti per quanto riguarda la provenienza di questi materiali. Tornando alla lavorazione, come ha accennato Andrea, il granato ha una caratteristica che non ha piani di sfaldatura e quindi non si possono fare delle fette semplicemente spaccandolo, no? Come si può fare con altri minerali. E allora è necessario segarlo. Per segarlo ci vuole una polvere abrasiva. Di questa tecnica ne parla anche Plinio nella Storia Naturale,
è una delle polveri abrasive più forti, più potenti, più efficaci e anche di più antico utilizzo, abbiamo lo smeriglio. Lo smeriglio è un corindone, praticamente è la stessa cosa dello zaffiro e del rubino, soltanto che non è bello, sono cristalli piccoli, neri, grigi, brutti, non si possono usare in gemmologia, ma si possono macinare per fare delle polveri abrasive molto, molto abrasive, no? Perché nella scala della durezza sono sotto al diamante. In antichità sappiamo che smeriglio veniva dall'isola di Naxos, e lo smeriglio di Nasso, di Naxos, era estratto utilizzato sicuramente dai greci, perché ne parla Dioscoride proprio con questo utilizzo. E poi c'è tutta la, non so se conoscete il commesso fiorentino, questi mosaici di pietra dura che venivano usati per tappezzare, ecco, quelli sono tutti stati tagliati, segati e modellati con lo smeriglio di Naxos. Quindi per segare un granato va fissato su un materiale come la pece, per esempio, poi con una lama di acciaio sottile, acqua e smeriglio si può iniziare a segarlo e si possono fare delle fette. Queste fette poi vanno lucidate a specchio sopra e sotto, perché se no non sono trasparenti, e dopodiché vanno ritagliate, il perimetro della tesserina di granato va ritagliata in modo preciso, seguendo il contorno della celletta. E questa cosa si fa bene, meglio che con altri sistemi, molto meglio che con altri sistemi, con una piccola punta di diamante. Qui vedete che ho messo una piccola scheggia di diamante in questo pezzettino di ferro, e con questa punta di diamante, come fanno i vetrai, no? Per tagliare il vetro, esattamente nello stesso modo, si può ritagliare il perimetro della tessera. Anche l'uso del diamante è attestato da Plinio, quindi i romani lo conoscevano, ci sono degli anelli con il diamante, i romani, però per i longobardi non abbiamo, che io sappia, non è attestato l'uso del diamante. Poi si spezza il granato lungo l'incisione a diamante, sempre con lo smeriglio, acqua su un pezzetto di acciaio corregge la frattura. Questa cosa la si può fare anche con un sistema ad archetto, con un disco rotante, e quindi tutto è più veloce, anche un po' più efficace. E vedete, qui ho provato a fare un confronto tra una abrasione fatta a mano libera con lo smeriglio, qui al centro invece vedete com'è la spaccatura dopo l'incisione a diamante, e qui invece con una mola, sopra una mola. Si può vedere la differenza. Qui non è molto apprezzabile, ma la differenza è chiaramente che quella a mano libera è più parallela, le tracce sono parallele e dritte. Con la mola rotante tendono a dare, invece queste linee parallele tendono ad avere, se guardate al microscopio, un andamento curvo. Questa è una lima di acciaio caricata di smeriglio, con la quale si può sagomare la tessera di granato e fare quelle scalettature che abbiamo visto nella fibula di Ceneda. Poi la tessera di granato viene messa sulla foglia d'oro e si ritaglia la foglia intorno al perimetro del granato, e lasciandolo un pochino in questo caso, poi ecco qui, vedete che c'è tanti piccoli dettagli, no, nella lavorazione di questi oggetti, tante piccole sfumature, piccoli cambiamenti tecnici di materiale, e questi sono indicatori della bottega. È proprio osservando nei micro dettagli un oggetto che si può andare un po' a vedere la differenza tra oggetto e oggetto, e quindi immaginarsi due botteghe diverse, anche perché gli artigiani sono conservatori, ecco perché oggi sono spariti, perché non si sono adattati all'evoluzione come i dinosauri. Gli artigiani è conservatore, una volta che ha perfezionato un sistema, ha imparato un metodo, tende a portarlo avanti per tanto tempo, a trasmetterlo ai figli o agli apprendisti, e lo fossilizza. È difficile che lo cambia. Io in questo caso ho utilizzato un metodo, ma non è che fossero tutti fatti così. La foglia d'oro mi serve anche, vedete, l'ho lasciata un po' sporgere,
mi serve da guarnizione. Quando la infilo dentro, il granato cerco di farlo preciso, però c'è sempre un po' d'aria, no? Quando lo mando giù, la guarnizione mi fa da guarnizione. Sotto, qui ho già messo un po' di mastice. Mastice, poi trovate in letteratura, per chi studia queste cose, vari tipi di mastice, anche lì, cemento, gesso, sabbia, eccetera, eccetera. Questa è la tesserina che è stata spinta sul mastice e questa è la fibula finita, la ricostruzione, con la doratura e le tessere inserite. Nella nostra scaletta, praticamente, noi abbiamo per un'altra mezz'ora la possibilità di osservare e di vedere e di compiacerci di un'arte che per fortuna è ancora viva, riguardante il taglio, l'organizzazione, la lettura, l'utilizzo, eccetera, di elementi geologici importanti che hanno delle composizioni chimiche e fisiche di un certo tipo, che sono stati soggetti a seconda dei luoghi a certe pressioni e che, questa è la cosa che in qualche maniera mi incuriosisce molto, è come i Longobardi, che non sono stati dei veri e propri assassini o conquistatori brutali, eccetera, eccetera, hanno avuto modo sì di colonizzare, sì di entrare nelle situazioni, eccetera, ma di conoscere i luoghi e di fare delle importazioni particolari di materiali preziosi come sono questi. Non solo, la tecnica, posso capire che ci fossero degli artigiani che la imparassero, l'avessero nel sangue o l'avessero ereditata da altri popoli germanici, eccetera. Ma che loro fossero i produttori diretti, tra l'altro con l'incastonature di un certo tipo, mi affascina e mi incuriosisce per quanto riguarda la cosa. Se non è un disturbo, vi chiederei appunto di approfondire, anche illustrando proprio materialmente la cosa, questo argomento qua. Naturalmente abbiamo dei problemi diciamo così tecnici, perché sostanzialmente si prevedeva una telecamera, ma non è stato possibile di fare, e quindi bisognerà che scorriate davanti, chi non l'ha già fatto, scorriate davanti a questa esposizione. Io mi fermo qui e do la parola e comunque il contatto, l'organizzazione, eccetera, ai nostri grandi fratelli. Grazie ancora. No, una cosa interessante che dalla lavorazione proprio è venuta fuori, che mi pare di poter distinguere due tipi di laboratori e quindi due tipi di organizzazione di bottega e di artigianato. Uno lo ricondurrei... Allora, direi che soltanto dalla sperimentazione pratica, dal rifare le cose, vengono fuori dei dati che poi chiaramente l'ideale è incrociarli con gli archeologi, con i chimici e quindi vedere un po' di ricostruire al meglio il quadro. Però quello che mi pare di poter dire è che, direi, si profilano un po' queste due botteghe. Una è quella riconducibile al fabrorefice, che è già stata un po' individuata nei casi delle tombe e sepolture di Grupignano e altre, dove il seppellito aveva degli accessori tipici dell'orafo, ma anche del fabbro.
E se voi avete visto quello che io ho dovuto fare, perché io sono partito, cerco sempre di partire proprio dalla materia naturale e non utilizzare energia elettrica più che posso, non, assolutamente non utilizzare plastica, quindi veramente cercare di ricostruire la lavorazione come poteva essere. E quindi io mi devo fare gli strumenti, me li devo fare, fabbricare le attrezzature. E per lavorare ho bisogno di alcuni attrezzi di acciaio o di ferro. Allora mi sono ritrovato a fare un pochino il fabbro, che non è proprio il mio mestiere. Per esempio, per tagliare la foglia d'oro ho bisogno di un paio di forbicine o di un bisturi. E eccoli qua, sono. Questo è un acciaio che ho fatto così a mezzaluna perché posso tagliare la foglia d'oro in questo modo senza trascinarla e strapparla, il rischio di strapparla. Questo è un sistema che funziona bene. Poi chi ha più presente gli utensili longobardi mi dirà sì, l'abbiamo trovato simile, oppure no, non l'abbiamo mai trovato, però l'abbiamo trovato più affilato e quindi useremo quello. L'altro strumento che posso usare per tagliare la foglia d'oro sono le forbici. Queste però le hanno trovate nelle tombe, più grandi, più piccole, sono le cesoie, no? Queste le ho forgiate da un pezzetto di acciaio da tempra e funzionano bene. Poi ho dovuto farmi il punzone per fare la stampigliatura sulla foglia d'oro. Questo qua, anche questo è forgiato e la parte decorata di fronte è stata fatta con uno scalpellino, diciamo un bulino, però lo scalpellino e gli scalpellini, questi ferri acuminati, sono stati trovati. Anch'essi. Cripta Balbi, se andate al Museo della Cripta Balbi a Roma, c'è una vetrina piena, cioè tutti esposti, piena di questi ferri ormai corrosi, rovinati, ma probabilmente erano scalpellini, con delle punte molto sottili. E si può fare questo. Quindi io sono diventato un piccolo fabbro per poter fare l'orafo. Il martello per tirare la foglia d'oro. E qui, e con questo piccolo laboratorio, quello che vedete qui è sufficiente per fare una fibula a S, così chiamata, a te con le teste da, è sufficiente. Sono partito da il modello, l'ho intagliato nel legno di tiglio, e qui ci potremmo riagganciare al Kerbschnitt. So se qualcuno di voi conosce il Kerbschnitt, e gli archeologi sì. È una tecnica barbarica, tra virgolette. I longobardi l'hanno usata per le fibule a staffa, sono delle decorazioni un po' più complesse. È un intaglio sul metallo, voi trovate lo stesso lavoro, che però viene meglio sul legno. Ma tuttora, nel Trentino, Bolzano, ora io, scusate ma sono sotto l'Appennino io, però c'è una tradizione ancora di intaglio del legno con questo sistema, il Kerbschnitt, infatti la parola è tedesca. Io ho fatto il primo modello in legno di tiglio, poi ho impresso questo in una sabbia da fonderia, quando andate al mare che sul bagnasciuga, no? È un sistema simile, insomma, nel quale ho fuso il piombo. E così ho trasformato un prototipo, un modello deperibile, delicato, che si può rovinare, ma che ho lavorato bene perché è legno tenero, in un modello in piombo, quindi durevole. E questi modelli in piombo ce li abbiamo nei musei, Cripta Balbi, a Cividale ce n'è uno proprio, no? E quindi i Longobardi usavano questo. Questo poi è stato a sua volta, potremmo chiamarlo modello secondario, è stato a sua volta impresso nell'osso di seppia, ma potevo fare lo stesso nella sabbia, che la seppia è una cosa, l'osso di seppia, qui insomma nel Veneto, Venezia, eccetera. Mi diceva un orafo veneziano che si ricordava dal ragazzo che gli orafi a Venezia, fuori bottega, mettevano tutti gli ossi di seppia legati per usarli. Tutte cose che ormai sono un po' scomparse. Ecco, e nell'osso di seppia ho potuto trasformare il piombo in argento. Sì, esatto. Ecco, è piombo? Ecco, vedete, un altro modello in piombo. Quindi una lavorazione ormai possiamo dire pienamente in uso presso i Longobardi. E qui ho fatto il modello in argento.
Poi va rifinito con i miei scalpelli, cesellini, ferruzzi vari e ottengo la fibula in argento pronta per la doratura e l'inserimento dei granati. Quindi, dicevo, in una capanna, con una buona luce, perché dobbiamo immaginarci di lavorare di giorno, con una buona illuminazione, che non ci sia vento, perché ho bisogno anche di usare una fiamma, con del materiale naturale. Ecco, il granato dipende, io dove abito, dov'è la mia capanna. Se è vicino a qualche zona di reperimento del granato, ce l'ho quasi sotto casa. Altrimenti bisognerà che entro nel circuito, come oggi, perché dobbiamo pensare che non è che le cose fossero di un altro mondo, cioè certi meccanismi artigianali commerciali, secondo me, rimangono gli stessi. E devo entrare nel giro del commercio del granato, e quindi ci sarà quelli si chiamavano i viaggiatori, cioè un rappresentante che magari fa un giro con questi sacchetti di gemme. Ora qui vabbè, siamo nella favola, però oggi funziona così. Oppure vado io nel centro, magari se sto nelle Alpi posso scendere anche a Cividale, forse Venezia, aiutatemi, e magari lì trovo il commerciante delle pietre. Dopodiché lo stesso per la polvere di smeriglio, questa magari veniva da Naxos, ma da Costantinopoli, insomma, sappiamo ormai che i commerci più o meno interrotti da varie situazioni di guerra, ma comunque c'è sempre uno scambio di merci. Quindi mi devo procurare queste due, veramente due cose, la punta di diamante forse, ma posso farne a meno. Queste sono due cose che non ho, che non trovo facilmente, ma il resto me lo trovo tutto sotto casa, perché uso quello che trovo nella mia zona. Questa qui è un pezzo di roccia arenaria che in natura è formata già da due strati, uno più fino e uno più grosso, con la quale posso arrotarmi tutti i miei ferri d'acciaio. Un pezzo di pelle per lucidare, la parte finale di lucidatura, e per lucidare posso usare l'ossido di stagno. Se non ho l'ossido di stagno, magari ho il caolino, che è un'argilla molto... Oppure una banalissima ocra. Le ocre in Italia le trovate ovunque. Ecco che io posso nella mia capanna, magari aiutato dal figliolo, l'apprendista, il ragazzino che lo metto ai mantici, quell'altro, e io faccio un oggetto così. Posso fare un oggetto così in massimo un mese di tempo, ma anche meno, e ne posso fare più di uno perché ho gli stampi e ho i modelli. Però per fare un oggetto così cosa devo fare? Cosa devo avere prima di tutto? Devo avere la signora che mi dà il lavoro. Cioè non è che c'era, cioè in una situazione di quel tipo non è che ho una vetrina e aspetto che passi. Immagino che ci fosse una committenza specifica. Ma qui ancora si parla di una committenza, secondo me anche localizzata, cioè non troppo. Anche perché magari sono in contatto, posso anche farlo e poi lo propongo, però siamo ancora a un livello abbastanza localizzato. Poi è chiaro che questo oggetto qui è molto bello, molto particolare, magari è stato fatto per la prima volta dai Franchi, i Longobardi scendono, vengono a contatto con i Franchi, c'è un momento preciso in cui entrano proprio in contatto stretto, vedono le donne franche, le donne longobarde, questo succede anche oggi, ma quella è più bella della mia, la voglio anch'io. E allora c'è l'orafo longobardo, sì, ma allora ci provo a farla anch'io, no? Cioè mi immagino queste dinamiche che sono le stesse di oggi. E siamo a questo livello. L'altra bottega, per esempio il mastice che ho usato, che si usa per fissare la pietra su bastoncini, per lavorarla, per lucidarla. Questo non è altro, per esempio funziona benissimo, non è altro che della calcite fine, e è stata trovata nell'orificio a Cloisonné, ossia marmo, per esempio, marmo fine, macinato fino, un po' di cera d'api e un po' di resina. Io ho preso la resina del pino, funziona benissimo.
L'altro quadro di bottega, l'altra struttura produttiva che invece mi si profila è quella che produce le committenze di un papa, le committenze di un duo, di un re, di un sovrano. E lì e comincia a essere una roba sostanziosa di tanti soldi. Cioè creare tutto una serie, il tesoro, ho in mente anche solo il tesoro della principessa di Domagnano, che siamo tra i Goti, non siamo tra i Longobardi, ma comunque per farvi un'idea, no, di questa ricchezza enorme. E la coperta di Vangelario della regina Teodolinda, regalata da il Papa Gregorio Magno per compensarla del passaggio al cattolicesimo. Lì non posso farlo in una capanna con due o tre aiutanti. C'è bisogno di una struttura più importante e ho in mente questi che chiamano ergasteria, cioè l'ergasterion, queste vere e proprie officine che esistevano già l'impero romano, vabbè, questo era veramente ben organizzato, ma io penso proprio a quegli ergasteria dislocati lungo il Limes verso la fine dell'impero, periodo fine impero, periodo tardo antico, dove proprio nel Limes deve essersi creata all'interno di questi opifici grandi, con anche lavoratori schiavi, lavoratori a vari livelli, dal maestro, gli aiutanti, gli operai, i manovali, gli schiavi che magari li mettevano a segare le pietre, come capito che sta ore e ore lì a segare le fette di granati. Ecco lì è una questione, è una cosa. Nel Limes si crea questa produzione importante, però dove entra in contatto l'opificio bizantino, romano bizantino, con però ormai questi personaggi ricchi. Anche, dice che anche Attila fu sepolto con un tesoro stupendo. E chi può averlo fatto? Gli unni nelle botteghe? Io penso più a Costantinopoli, ai famosi doni, no, che venivano fatti, cioè, guarda, ti diamo un tesoro di bizantino, un valore enorme, lo vedi da te la bellezza, valore enorme, però stai tranquillo, cioè, no, ora per quest'anno siamo a posto. Ecco, quindi io mi pare di poter delineare queste due cose, queste due realtà. Dopodiché questa è un'idea che mi è venuta fuori lavorando, poi chiaramente va inserita in uno studio più generale con supporto di analisi, di fonti documentari. Ecco, io ho trovato nel Codex Justinianus, scusate, ho trovato un passo che mi sono permesso di tradurre, perché io per fortuna non ho fatto la scuola d'arte, ma ho fatto il liceo classico, quindi per fortuna riesco mastico un po' di greco e latino. E ho trovato un passo dove Giustiniano specifica: i gioielli di corte devono essere fatti a corte, dagli orafi di corte, e questa gente non deve uscire di palazzo. C'era una protezione stretta su certe lavorazioni, e questo significa che c'erano dei segreti di bottega, del materiale prezioso. Quindi si trovano dei riscontri, sia fonti iconografiche, fonti documentarie, e poi tutte le analisi chimiche che ci possono aiutare. Però ripeto, e chiudo, ripeto, attenzione a non, perché conoscendo poco, avendo noi poco del mondo antico, conoscendo pochissimo, noi vediamo la cresta dell'onda di quello che era il mondo antico, attenzione a non forzare le informazioni, cioè noi abbiamo sete di sapere, a volte esageriamo, cioè, purtroppo spesso dobbiamo dire va bene, sappiamo solo fino a qui, dobbiamo arrenderci, cioè, sappiamo solo, ecco, invece a volte si forzano i dati, per esempio aveva accennato lui la provenienza dei granati, no? Sì, ah, il tesoro merovingio venivano dall'India, è difficile insomma dirlo con certezza. Grazie infinite, ma mi provoca una domanda, una curiosità mia, mi scuso eventualmente con altri che dovranno poi interferire. I Longobardi sono principalmente un popolo che ha una connotazione, diciamo, di discesa dal nord Europa fino all'Italia, eccetera, ma sono tipicamente identificati come un popolo di terra,
non un popolo di mare, non hanno queste caratteristiche e sembra anche nella storia, eccetera, che se ne interessino poco, forse gioco forza. La provenienza della materia prima, quindi, ecco perché adesso veniva accennato il discorso di provenienze orientali della materia prima, è così oppure era attraverso commerci di mare che potevano rifornirsi di queste materie? Tutte e due le cose. Tutte e due le cose, perché come oggi è molto complessa la rete commerciale di scambio dei materiali, anche all'epoca arrivavano alcuni granati, arrivavano piccole estrazioni locali, alluvionali magari, e rifornivano certe zone, altri arrivavano in più in quantità con le navi per tramite dei persiani, magari tramite le rotte dall'India, veramente, no? Insomma, è complessa la cosa. Per questo a me piace sempre studiare il pezzo, partire dal particolare, il pezzo singolo, studiare il pezzo singolo e arrivare dove possa arrivare. Poi piano piano, sì. Ringrazio molto. Allora, per motivi particolari, il dottor Ciarrocchi non può presenziare, ma ci ha mandato un filmato che riassume sostanzialmente le attività che lui aveva svolto, in particolare la relazione che avrebbe dovuto fare qui. Nono convegno nazionale, le presenze longobarde nelle regioni d'Italia. Vittorio Veneto, 14 ottobre 2023. Archeoglob d'Italia, sede di Cupra Marittima, la scultura dei mesi della chiesa di San Basso a Cupra Marittima, il maestro dei mesi di Cupra, Giovanni Ciarrocchi. Il bassorilievo dei mesi dell'anno utilizzato da circa un secolo come architrave della porta della sacrestia nel lato nord della chiesa dei Santissimi Basso e Margherita a Cupra Marittima. La scultura del ciclo dei mesi raffigura le attività agricole dei primi sei mesi dell'anno. Il bassorilievo fu già notato da Padre Mostardi e da Mario Bucci, che ne evidenziarono i caratteri stilistici e la peculiarità delle figure, ed in particolare l'estrema antichità della scultura rispetto ad altre dello stesso tema. Sculture e bassorilievi riguardanti il ciclo dei mesi dell'anno. L'elemento lapideo scultoreo era stato adattato come architrave nella porta nord della sacrestia, nell'attuale chiesa dei Santissimi Basso e Margherita a Cupra Marittima. La sua presenza è giustificata come elemento edilizio fregio a seguito dei vari trasferimenti subiti dal corpo del patrono San Basso. Dall'antica Pieve, nei pressi della città romana, a Santa Maria in Castello, nel paese medievale di Marano, in una chiesa ristrutturata nel Cinquecento, all'attuale chiesa dell'abitato ottocentesco della Marina. La prima edificazione della Pieve di San Basso, ubicata fuori del castello di Marano, a nord del torrente Sant'Egidio, è da attribuire ai Benedettini intorno alla prima metà dell'VIII secolo. Proprio a tale fase o nella successiva ristrutturazione carolingia si potrebbe associare la committenza e la realizzazione del bassorilievo dei mesi. In un'epoca molto remota per tali manifestazioni artistiche di tipo scultoreo.
Infatti, i primi esempi di sculture relative al tema dei mesi dell'anno si manifestano dopo l'undicesimo secolo. Al momento, gli studiosi ritengono che il primo fregio monumentale del Medioevo del ciclo dei mesi sia quello del portale settentrionale del transetto della cattedrale di Santiago de Compostela, 1105-1110. La scultura cuprense rappresenta la raffigurazione delle attività agricole allusive ai primi mesi dell'anno, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno. Non siamo a conoscenza dell'altro eventuale bassorilievo con la raffigurazione degli altri sei mesi, forse occultato in qualche struttura muraria come riutilizzo di elemento edilizio, consuetudine in uso in molte parti fino agli inizi del secolo scorso. Tavola comparativa. Schemi tipologici, cronologia, attività che caratterizza il mese. Per tale rilievo Mario Bucci ebbe a dire: esaminando il rilievo con i lavori dei mesi dell'anno, colpisce subito questa geometria che gioca sul ritmo dei vuoti e dei pieni, un modo di vedere ed intendere la stilizzazione della figura umana che ha del sacro, che è ancora di gusto longobardo, trasferita nel romanico locale. Sono particolari, espressivi, interessanti, che è arcaica e al tempo stesso elegante. Questo è un linguaggio che non è più bizantino e non è ancora romanico. Va visto con un gusto particolare, come il pulpito di Gropina appartiene ad una civiltà particolare, quella longobarda. Il contesto storico tra tardo antico e alto medioevo. La pieve di San Basso, ubicata in adiacenza alla città romana, eredita la continuità strutturale e cultuale della Basilica Romana nel Foro, all'indomani dell'abbandono della città. All'inizio dell'VIII secolo, il Duca di Spoleto, Faroaldo II, fa una serie di donazioni all'Abbazia di Farfa. Questo episodio potrebbe essere la chiave di lettura della venuta dei Benedettini nel 723 nell'area cuprense. La zona della città romana e le aree circostanti, denominate nei documenti Fundus Mariani, diventano
dopo gli Ostrogoti e i Bizantini, possesso dei Longobardi, i quali a loro volta, agli inizi dell'VIII secolo, le donano ai monaci farfensi. Nasce in tale contesto, presumibilmente tra l'VIII e il IX secolo, l'opera scultorea dei mesi dell'anno, nella fase di realizzazione della chiesa di San Basso, evidente retaggio di una città la cui grandezza non era ancora sopita. Il bassorilievo, per il quale è quasi certa una sua collocazione originaria alla pieve di San Basso, è stato ricavato da un blocco di pietra recuperato probabilmente tra gli elementi edilizi delle rovine dell'adiacente città romana di Cupra Marittima, in un'epoca in cui la stessa era stata in fase di abbandono. Infatti, due facce, quella superiore e quella inferiore, che non sono state sottoposte alla lavorazione scultorea, presentano una distanza tra loro, altezza, di 29,5 cm, pari esattamente ad un piede romano. La dimensione della lunghezza è di 112,4 cm, ma considerando che una delle due facce che sottendono la lunghezza originaria ha subito uno scarto di materiale per ricavare il bassorilievo di testa, si può ben ipotizzare una lunghezza iniziale di circa 118 cm, equivalenti a 4 piedi romani. Applicato lo stesso criterio alla dimensione trasversale del blocco, porta ad una larghezza iniziale di un piede romano. La misura di base, 108,6 cm, è pari a 2,5 piedi longobardi. La dimensione trasversale, misurata dalla faccia non scolpita alla faccia di base del rilievo della figura, misura 21,5 cm, pari a mezzo piede longobardo. Dalla posizione delle sedi per l'ancoraggio o connessione dei due blocchi costituenti l'intera scultura, risulta la disposizione longitudinale del bassorilievo. Sembra evidente che lo scultore abbia concepito la sua opera con misure e proporzioni longobarde. Sviluppo e evoluzione del piede romano a quello bizantino e a quello longobardo. Un bes romano più un digitus romano è uguale a un piede bizantino. Piede longobardo deriva da un piede bizantino più 5 unge romane. Il piede longobardo deriva di conseguenza dal piede romano più un digitus più 5 unge. La rappresentazione dei lavori dei mesi di Cupra. Gennaio, figura regale, personaggio di rango e di potere. Febbraio, si scalda le mani davanti al focolare. Marzo, rappresenta la potatura degli alberi. Aprile, è il risveglio primaverile. Maggio, la fienagione. Giugno, il portatore d'acqua per dissetare i mietitori.
le figure del bassorilievo cuprense possono essere assimilate al personaggio del lambone di San Gaudenzio e alle figure del pulpito di Gropina, datato 825. Sia per gli aspetti stilistici, ma anche per la persistenza di alcuni caratteri della cultura barbarica. Si può valutare una prima edificazione della pieve di San Basso alla prima metà dell'VIII secolo, esaminando l'ottimo schema architettonico con l'utilizzo, tra l'altro, della sezione aurea ed infine associando la scultura dei mesi ed alcuni frammenti decorativi presenti nella pieve. Potremmo chiamare in causa per l'edificazione e la decorazione per tale chiesa coloro che erano le maestranze ufficiali del regno longobardo, i maestri comacini. Essi avevano ampliato la loro attività oltre i confini, a nord e in sud Italia. Editto di Liutprando 713. Memoratorium de Mercedibus Comacinorum. La rappresentazione dei lavori dei mesi di cupra, caratteri distintivi di alcuni personaggi. Gennaio, la corona, le vesti, il borsello alla cinta, il cuscino su cui siede, l'atto di comando. Marzo, il personaggio compie una operazione che di solito caratterizza questo mese, cioè la potatura, con l'utilizzo di un coltello chiamato Skramasax, usato dalle popolazioni germaniche e in particolare dai Longobardi. Giugno, il personaggio trasporta l'acqua per dissetare i mietitori di grano, con un contenitore aperto e forse di metallo. Come si presenta oggi l'edificio di culto Pieve di San Basso. Portale della Pieve di San Basso alla Civita. Ipotesi di ricostruzione. Analisi dimensionale del sistema compositivo in rapporto all'unità di misura longobarda. Thank you.
il maestro dei mesi di Cupra, ringrazio per l'attenzione. In questa carrellata di notizie e di suggerimenti avremmo adesso in lista un gregorianista, direttore della scuola gregoriana Aurea Luce, che integra quanto è già stato detto per quanto riguarda la situazione religiosa dei Longobardi relativamente al canto cristiano antico, specificatamente nella Langobardia minor, quindi nella parte meridionale dell'Italia. La testimonianza beneventana, quindi è focalizzato il discorso al termine di Benevento. Prego, dottor Renzo Toffoli. Bene, come diceva il nostro moderatore qui a fianco, io sono un gregorianista di formazione e tratterò questa sera, cercherò di trattare nel limite delle mie competenze, cosa è avvenuto nella Langobardia minor nei secoli di dominazione longobarda. Però prima, per capire questo, dobbiamo fare un passo indietro per capire cos'è il canto gregoriano. Il canto cristiano correttamente, il canto gregoriano è un falso storico, come vedremo. Il canto monodico cristiano, comunemente ed erroneamente chiamato gregoriano, nasce nei primissimi secoli cristiani, inizialmente sulla cantillazione sinagogale ebraica. Non abbiamo qua notizie certe e non faccio neanche ipotesi perché... evolvendosi in stile, forma e repertorio fino al XV-XVI secolo. È un canto ad una sola voce, senza accompagnamento strumentale, come potrete sentire anche stasera chi verrà al concerto che farò con la mia scuola, con la mia scuola gregoriana a San Francesco. Ecco. E si irradia appunto nelle regioni raggiunte dal messaggio cristiano, formando dei veri e propri centri cultuali locali. Chiedo scusa, tiro fuori l'orologio per non sforare. Ma che so mi. No, ma devo anche valutare. Vabbè. Quindi abbiamo una pluralità di canti, ma anche di liturgie. Io così enumero sommariamente un canto, però a un canto corrispondeva anche una relativa liturgia. Quindi abbiamo un canto nordafricano per il Nord Africa, un canto beneventano, che è quello che vedremo stasera, un canto romano per la città di Roma e i territori dipendenti, un canto milanese per il nord-ovest dell'Italia, che sopravvive ancora oggi, e un canto aquileiese, un canto visigotico per i territori della Spagna, che adesso sopravvive solamente in una cappella della cattedrale di Toledo, ma ormai sono tutti scomparsi. Un canto catalano per la regione della Catalogna, un gallicano per le terre della Gallia romana, un canto sangallese per le regioni di area tedesca, faceva capo all'abbazia di San Gallo, il monastero di San Gallo, un canto normanno per le... questa sedia qua si abbassa sempre più, bene importa. Per le regioni per la Normandia e la Francia del Nord, e un canto inglese per l'Inghilterra. Ecco, questa è un po' la cartina geografica. Chiedo scusa, ma tra un po' mi siedo per terra. Sì. Hola, probabilmente è causa del mio peso. Dunque, qui possiamo vedere... Siamo in famiglia. Possiamo vedere, quando si vede il puntale del mouse, sì. Ecco, che a Benevento abbiamo dei codici, cioè un'area cultuale con dei codici contrassegnati col numero 6.
Però, e qui uno, nella parte del nord, Nonantola, 13 al B, tanto per fare qualche esempio, 10 la regione Metense, 12 Sciarto e così via. I numeri piccoli indicano i codici che sono stati trovati in quel territorio provenienti da altre regioni. Difatti vediamo a Benevento un codice DLB, numero 13, e poi nella Basilicata, nella Calabria, nella Sicilia, dei codici contrassegnati numero 11 che corrispondono alla notazione del nord della Francia, dei Normanni sostanzialmente. Ecco. Però per contro il numero 6 non lo troviamo in nessun'altra regione. Segno questo di una specie di trincea culturale e cultuale che avevano i Longobardi del sud. Bene, per tutto il secondo millennio si è ritenuto che il repertorio musicale del canto gregoriano fosse opera di Papa Gregorio Magno. Qui c'è un po' Paolino d'Aquileia che scrive cose non esatte, vabbè. E questo costituisce un falso storico. Il canto gregoriano origina in Francia nell'VIII secolo, durante il cosiddetto Rinascimento carolingio. Il 6 gennaio del 754, in occasione della visita del Papa Stefano II all'imperatore Pipino il Breve a Pontion e della sua permanenza fino all'ottobre del 56, nasce l'idea di un'alleanza religiosa propedeutica al Sacro Romano Impero, adottando nella Gallia il canto romano, che abbiamo visto essere proprio della città di Roma, e dei territori ad essa collegati. Cioè l'imperatore Franco chiede di utilizzare questo canto romano. Ma i cantori gallicani non si mostrano affatto favorevoli alla sostituzione del loro repertorio, molto più elegante sotto l'aspetto melodico, quello romano che era strutturalmente più solido, ma melodicamente molto più debole. Cosa vuol dire? La melodia è una cosa così, è la melodia, il canto, che era molto bello, molto ricco il canto gallicano. E la struttura è il modo nel quale si scrive la musica. Faccio per dire, noi tutti conosciamo le sinfonie moderne che sono fatte in Do maggiore o in Do minore. Poi il Re, Mi, Fa sono tutti punti di intonazione più alti o più bassi. Ma i modi sostanzialmente sono due, a meno che uno non abbia l'orecchio, come si dice, assoluto, scusate per mai, ecco, non siamo in grado di distinguere se una sinfonia, se un brano è scritto in Do piuttosto che in Do diesis, chiaro? Sarò in grado di giudicare solamente se è scritto in Do maggiore o in Do minore, quello sì si capisce. Mentre il canto gregoriano, studi recenti sulla modalità, ha riconosciuto ormai 14 modi. Gli antichi pensavano all'octo ecos, ma poi ce ne sono altri, ma non mi fermo qua, cioè non indugio su questo. Quindi questo per dire che il canto romano era strutturalmente più solido. Si giunse quindi a compromesso, vennero accolti i testi della liturgia romana e l'impianto modale, mentre per quanto riguardava l'ornamentazione melodica fu adottata quella gallicana. Da questa fusione, ecco, nasce un canto strutturalmente solido, colto ed elegantemente raffinato nella sua ornamentazione melodica. Io sono solito fare l'esempio la struttura modale è lo chassis di una macchina, ecco, mentre la struttura melodica è la carrozzeria. Quindi immaginiamo, scusate l'esempio molto molto naif, la struttura di un trattore, cioè lo chassis di un trattore con la carrozzeria di una berlina. E abbiamo una macchina elegante ma solida. Cosa è successo? Mamma mia. Allora, successivamente alla riforma carolingia, i canti sino ad allora venivano trasmessi esclusivamente attraverso la tradizione orale. Anche i testi, sapete. Un abate, per essere nominato abate, doveva conoscere a memoria i 150 salmi del Salterio. Vennero notati sui codici solo i testi con la melodia, cioè i testi inizialmente, ma la melodia e il ritmo continuarono ad essere trasmessi ancora oralmente.
Solo tra il 920 e il 930 compare il primo codice redatto nell'abbazia di San Gallo in Svizzera, che sarebbe il codice San Gallo 359. La scrittura beneventana. La scrittura beneventana è una scrittura tipica dell'Italia meridionale e della Dalmazia, dall'VIII secolo fino alla fine del XIII. Venne definita anche littera longobardisca, perché si differenziava dalla littera francesca, che indicava la minuscola carolina, che vediamo poi essere utilizzata nel nord Italia. Tale nome sta ad indicare che questa scrittura appartiene al territorio del Ducato del Principato di Benevento. Centro scriptorium. Ecco, lo sviluppo delle forme della scrittura beneventana è in stretta relazione prima con l'attività del monastero di Santa Sofia a Benevento, poi con dopo la ricostruzione del monastero di Monte Cassino, che ne prese il posto e divenne il centro più importante per l'Italia meridionale. Ecco, qui vediamo le lettere, quattro lettere più significative della scrittura della scrittura beneventana. Ecco, la A, che quando è da sola si capisce bene, ma quando è in composizione è difficile scambiarla per una T. La E e la R. Quindi vediamo queste sillabe che ba, do, oc, od, pa e pot. Vediamo che pa e pot, insomma, la finale è abbastanza semplice. La scrittura carolina è molto più semplice, poi la vediamo. Ecco, qui ho un po' di parole: tota, Maria, mittat, dilatata, introivo, saziabor, giustizia, tristizia, grazia, spezienza, eccetera. Ecco, mamma mia, scusate qua. Ecco, qui ci sono dei frammenti di testo, i quali è riportata sotto anche la traduzione. Vediamo, non so, tempo, cuoco, vediamo, ma ecco, anche qua è cuoque, c'è una contrazione come succedeva in tante scritture, insomma. Possum, vedete qua, possum. Un'altra contrazione. Questa è un'altra che vedremo adesso. Questa è un'altra scrittura sempre cosiddetta beneventana, però di Bari, un codice di Bari. La vediamo molto più esile. Ecco, vedete qua. Questa è molto grossa, in grassetto si direbbe oggi col computer. E questa è più esile, più elegante e anche forse più leggibile. Nascita della scrittura musicale. Isidoro di Siviglia riteneva che i suoni non si potessero imprimere nella carta. Ecco, vengono chiamati neumi, quei segni che dal X al XIII secolo costituiscono la scrittura musicale. Il termine neuma viene dal greco neuma, cioè segno, cenno. I primi codici del X secolo si differenziano appunto in relazione alle varie regioni geografiche che abbiamo visto nella cartina precedente. Questa notazione si serve dei segni antichi utilizzati dai grammatici latini e che abbiamo anche noi in parte, anche oggi, l'accento acuto, quindi virga acuta, l'accento grave, virga gravis, o il tractulus, che esprimono sia la virga in questo senso, l'accento grave, sia il tractulus diretto esprime la stessa indicazione, diciamo, il punto interrogativo, che è il quilisma, l'oriscus, il segno di contrazione, che trovi, domine, non scrivevano tutta la parola, è utilizzata anche oggi nella scrittura spagnola. Il trigon, segno di abbreviazione, que, e il segno di elisione, che trovi, anche il nostro un po', ecco, è un'elisione di poco. Ecco, questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segni col tractulus messi assieme danno delle combinazioni cosiddette neumatiche. Ecco, qui vediamo un codice di Benevento. Questo è un inno, O Beata Magdalena. Vediamo questi segni, che non sono esattamente come quelli di San Gallo che vedremo dopo, però
questa, ad esempio, questa è una contrazione della parola hymnus. Qui vediamo l'oriscus sopra, vedete? Eccetera. Perché sono scritti fino a questo punto? Perché l'inno è una composizione strofica, con una metrica ben precisa, e quindi era inutile scriverlo per le, anche adesso gli inni più semplici, nella stampa moderna, si musica la prima strofa e poi si va. Ecco, qui c'è una comparazione tra la notazione sangallese dello stesso brano e la notazione beneventana. Scusate la mia voce, che è quella che è rauca. Dunque, parte da qua. Re su re si et adug te cum su, eccetera. Benevento ci dà quasi la stessa lezione neumatica. Re su re, prima avevo un torclus. Re su, adesso re su re si. Anche qui c'è una variazione, manca questo torclus, qui abbiamo solamente una clivis, cioè una virga acuta e una grave, una nota più alta e una nota più bassa. Alleluia, eccetera. Andiamo avanti. Un'altra comparazione, sempre San Gallo, Christus factus est pro nobis obedience usque ad mortem. È un graduale del Giovedì Santo, non sto qua a spiegarvi perché ne parlerò forse stasera. E questo è lo stesso graduale notato nel codice Ben 40, Benevento 40. Andiamo avanti. Sempre un codice beneventano, questo è Benevento 34, però vediamo una linea. Una linea sicura, ma vi giuro che ce n'è anche un'altra in corrispondenza del C. Cioè questa qua è una linea tirata in rosso, questa è una linea tirata in giallo, quindi dalla fotocopia in bianco e nero si vede poco, e in mezzo c'è una linea tirata a secco che sommano a tre linee in pratica. Con tre linee già posso stabilire l'altezza dei suoni, mentre prima non si poteva stabilire l'altezza, mi sono dimenticato di dirvi, questi neumi mi indicavano solamente il ritmo, l'altezza era ancora, la melodia era ancora tramandata attraverso la tradizione orale. Qui abbiamo un altro codice di Kloster Neuburg, vicino a Vienna. Qui abbiamo, si vede meglio, sostanzialmente sono quasi coevi, e vedete F che sta per Fa, A che sta per La e C, Fa, La, Do. Abbiamo tre linee, quindi qua questi neumi vengono tirati, perdono il loro significato originale, poi vi farò un piccolo esempio. Però la melodia, cioè si preoccupano sempre più di salvare la melodia, ecco, qui addirittura c'è anche una linea verde, qui siamo verso il terzo, quarto del 1200, o forse anche il quarto, e questo è il codice Bottacin, che è conservato presso il museo, no, il codice Malaspina, scusate, che è conservato presso il museo Bottacin di Padova. Qui abbiamo le quattro linee belle tirate in rosso che tutti quanti conosciamo nei grandi antifonali che abbiamo visto per i musei, con le note quadrate, ecco. Il sempre solito Christus factus est in un'edizione, tra virgolette, moderna, cioè di fine 800, primi 900, con la restaurazione gregoriana, controllo sempre l'orologio, perché il gregoriano dal 1648, 43 adesso non mi ricordo più, subisce una mutilazione con l'edizione Medicea. Era la polifonia e poi la monodia nel 600 che imperava, il gregoriano in fase discendente. E allora per non far tutti questi grandi melismi, vedete, guardate qua quante note ci sono su una sillaba. Ecco. Allora tagliano. Alla fine dell'Ottocento la scuola del monastero di Solern cerca di ricostruire il gregoriano, opera impossibile anche al giorno d'oggi comunque, e danno le edizioni, questa edizione a fine 800, primi 900. Allora,
Come si può cantare questo factus, Christus factus et? Christus, scusate, prendo fiato. Christus factus est pro nobis. Ecco, Cristo si è fatto per noi. Questa qua è una notazione, è una più completa, perché sotto riporta i neumi rosso, quelli che abbiamo visto di San Gallo, e sopra riporta i neumi della scuola metense, che sono le due scuole, diciamo così, migliori. Allora questo si canta così. Christus factus est pro nobis. Che differenza c'è dal primo che ho cantato al secondo? Ho enfatizzato ritmicamente e anche come intensità vocale il pro nobis, perché questo è il solo esempio che vi faccio, poi devo correre. E l'indicazione, e ogni brano gregoriano si potrebbe fare un'esegesi del testo. E l'azione salvifica di Cristo nei confronti dell'uomo, dell'umanità, e quindi va enfatizzato questo pro nobis. Questa è la grandezza del canto gregoriano. Non sono le note messe là e cantate tutte uguali. Vado avanti velocemente. E andiamo sui rotoli dell'Exultet dell'Italia meridionale. Ecco, si tratta, l'Exultet che cos'è? Si tratta del preconio pasquale. La veglia pasquale è l'elemento liturgico più antico che abbiamo. Ecco, viene cantato questo dal greco, dall'etimologia, scusate, latina preconis, cioè banditore. Qui c'è il diacono sopra un pulpito, sopra un pergamo, che canta questo preconio. Lo canta da che cosa? Da un rotolo che srotola man mano che prosegue il canto. Qui vediamo un altro diacono che tiene in mano il cero pasquale. Sapete che chi è abituato ad andare in chiesa, c'è la benedizione del fuoco, capito? E poi l'accensione del cero e si entra in chiesa. La benedizione dell'acqua viene fatta successivamente. Qui vediamo il vescovo assiso nella sede episcopale. Qui vediamo un altro diacono col turibolo in mano e i canonici che stanno in coro. Bene. Le parole sono «Exultet iam angelica turba celorum, exultet divina misteria et protanti regis victoria tuba insonet salutaris». Qui vediamo una figura di destra con la E scritta giusta e la grafia nel verso giusto e tutte le figure capovolte. Qui vediamo l'opposto. Cosa succedeva? Questo diacono, e questo è un fenomeno esclusivamente dell'Italia meridionale, il Longobardo. E quando cantava, srotolava il rotolo. Lui aveva il testo del verso giusto, però le icone, le figure erano capovolte. Il popolo, che era meno ignorante nella Sacra Scrittura di quanto pensiamo noi, adesso che siamo evoluti adesso, ecco. Lui dalle raffigurazioni riconosceva subito ciò che aveva imparato. Tuba insonet salutai, la tromba, qui il richiamo è all'Apocalisse, l'angelica turba celorum, che vediamo tutti gli angeli. E poi andiamo avanti. Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoris. Fulgoribus, et eterni regis splendore illustrata, totius orbis sentia amissis caliginem. Ve lo canto un attimo. Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus. È un recitativo. Mozart avrebbe dato tutte le sue composizioni pur di poter mettere la firma a questo suo recitativo che noi oggi, evoluti come siamo, troviamo puerile. Quasi primitivo.
e mi prendo la musica perché Eterni regi splendore illustrata totius orbis essentiat amissis caligine. E qui vediamo la madre terra con pantofole principesche che trattiene tra le mani due palme, sotto abbiamo degli animali, un cane, un ariete, una capra e un cinghiale, eccetera. E vedete qua il testo che è capovolto. Vi faccio qualche esempio, così poi passo ad altro. Letetur et mater ecclesia, cioè gioisca la madre chiesa. E qui vediamo l'immagine di prima. Tanti luminis adornata fulgoribus, ecco i lumi. Magnis populorum vocibus, ecco qua il popolo. Ec aula resultet. Ora, Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocibus, ec aula resultet. Ecco, qui abbiamo un altro, come si dice, un altro quadro. È il passaggio degli israeliti del Mar Rosso. E vediamo qua il mare che si chiude sopra i cavalli e i cavalieri degli egizi. Ec nox est in qua primum patres nostros filios Israel educto de Egipto mare rubrum sic quo vestigio transire fecisti. Gli israeliti che a piedi asciutti hanno attraversato il mare mentre le onde stanno bravare. Andiamo avanti. Ecco, questa notte, dov'è? Ec nox est in qua destructis vinculis mortis Christus ab inferis victor ascendit. Ecco qua, Cristo che scende agli inferi, nel purgato, dove c'erano i padri, i profeti, e li solleva letteralmente e li porta in paradiso, per chi crede naturalmente. Ecco, anche qua vediamo chiaramente le figure dritte e il testo capovolto. Qua ho certe necessarium ad peccato, quam talem actantum eruit habere redemptore. Ecco, dice il testo, era necessario il peccato di Adamo per poter avere questa meraviglia di Redentore. E qui vediamo l'iconografia che non vi sto qua a spiegare perché è già esaustiva di per sé. E qui finisco gli esempi di questi rotoli. Ho preso diversi rotoli, non è solo un rotolo questo. Ecco, niente, non canto più, basta perché il tempo scorre. Ecco, qui fa vedere il cero. Allora, beh. Dunque, dov'è qua? In uius igitur noctis gratia, suscipe sancte pater, laudi suium sacrificium vespertinum, quod tibi ac cerei, ecco il cero qua, la della raffigurazione del cero, cere in oblazione solenni, per ministrorum animus Deo peribus apu. Ecco l'opera delle api che vediamo sotto. Sacro sancta reddit ecclesia. E poi c'è un altro taglio. Aliture enimili quantibus ceris. Sta parlando della cera. Che quab sustantiam preziose uius lampadi. Che fornisce il materiale per la combustione, cioè per l'accensione delle lampade. Api mater eduxit, prodotta dall'opera delle api. Qui vediamo tutta una serie di api, non so se la vedete bene voi, qui saltano fuori. Ecco, bene. Io adesso devo leggere, per far sintesi un po' della questione e per non divagare in mille... ecco, che so come... Quindi,
facendo sintesi e andiamo a terminare. Il canto beneventano è essenzialmente un fenomeno longobardo, strettamente legato alle sorti di quegli invasori che instaurarono sull'Italia meridionale una sfera di influenza politica e culturale che durò fino all'undicesimo secolo, ma sono cose che tutti conoscete. Ecco, le principali istanze storiche della cosiddetta Langobardia minore erano costituite da un forte desiderio di indipendenza e della fiera consapevolezza dell'identità longobarda, cose già dette prima. L'isolamento geografico e l'orgoglio longobardo del Ducato Beneventano produssero quella che potremmo definire come una sorta di autarchia permanente, non so se è giusto, ma... Questo mi pare di dire. Ecco, la liturgia beneventana, ecco, ci è pervenuta in forma incompleta e le sue origini non possono essere fissate con precisione. Essa mostra essenzialmente la sua parentela con tutte le altre liturgie liturgiche, anche europee, in base a una sostanziale fedeltà alla liturgia romana. Il canto beneventano, però, è il contrario, ecco qui la questione del canto beneventano, possiede una relazione più specifica con la struttura della liturgia ambrosiana, della Langobardia Maior, una relazione che fa supporre la preesistenza di un fondo di materiali comune. Gli scribi beneventani, consapevoli di tale connessione culturale, definivano ambrosiana la musica locale. Cioè, la musica di Benevento, del Ducato, è molto simile, è anche come concetto liturgico, alla musica ambrosiana. Ecco, e è ben difficile, ecco, adesso qua mi un attimo sulla grafia, è ben difficile riconoscere la provenienza di manoscritti, la grafia beneventana costituisce un fatto di collegamento fra nord e sud. La tradizione scrittoria di Benevento non è altro che la prosecuzione nell'Italia meridionale della tradizionale scuola italiana. È ben difficile nell'VIII secolo riconoscere un manoscritto del nord e uno del sud. Saranno i manoscritti del nord a mutare sotto l'influenza della minuscola Carolina, mentre i copisti beneventani conserveranno e svilupperanno gli elementi grafici del loro territorio. Nell'VIII secolo Benevento diviene capitale di un principato che, volutamente isolatosi dai papi, dai franchi, da Bisanzio, esprime il massimo della produzione artistico-musicale. Per contro, i re longobardi del nord, accordandosi con i papi, con i franchi e con Bisanzio, perdono via via la loro identità. I cronisti posteriori ricorderanno l'epoca di Arechi con orgoglio e nostalgia. Si trattò senza dubbio anche dell'epoca del più alto sviluppo del canto beneventano, l'epoca in cui forse, dico io, vennero composti gli ultimi brani, durante la quale il canto, in questa epoca, il canto beneventano poté diffondersi in tutto il territorio longobardo del sud. La fortuna del canto beneventano, paradossalmente, fu merito dei longobardi del VI secolo, che sradicarono molta della vita ecclesiastica ancora esistente nell'Italia meridionale. I Longobardi diedero loro il contributo a tale devastazione, sappiamo tutti, con l'abbazia di Monte Cassino, eccetera, eccetera. Per cui è lecito supporre che il canto beneventano non può dunque essere collocato cronologicamente in epoca anteriore al VII secolo. I Longobardi, nel momento in cui invasero il territorio italiano, nel 568, lo sappiamo tutti, erano pagani. Successivamente abbracciarono l'eresia ariana, ma l'ortodossia cattolica fece comunque penetrò anche questa. Non possiamo però, dai testi che ci sono pervenuti, certamente dire se questo contrasto fra arianesimo, l'eresia cattolica cristiana, e cattolicesimo influenzò in qualche misura il canto beneventano. Non ci sono evidenze di sentimenti ariani nei testi dei canti che ci sono pervenuti. Tuttavia, però, questo è un campanello, secondo me, d'allarme di segnalazione importante. L'utilizzo frequente del credo nella messa beneventana, che di solito si dovrebbe cantare solo di domenica, ecco, potrebbe essere indicativo dell'eredità di un'epoca in cui l'ortodossia dei fedeli non poteva essere data per scontata.
Il potere e l'indipendenza dei Longobardi favorirono una rapida diffusione di questo loro canto e l'VIII secolo tocca appunto l'apice, come abbiamo detto. Nel IX secolo ha inizio un'azione di contenimento, una sorta di trincea culturale, sempre più tenace e minacciosa per il canto beneventano. La progressiva dipendenza, ecco qua sempre quello che era avvenuto prima per la Langobardia Maior, dei principi alla Chiesa e l'intensificarsi dei contatti con Roma e la crescente importanza di Montecassino sul piano del potere ecclesiastico e temporale contribuirono a creare i presupposti per la futura egemonia del canto romano. Durante il IX e il X secolo vediamo la città di Benevento quasi isolata e costretta solo a difendere strenuamente il grande patrimonio che aveva prodotto nell'VIII secolo, ma ormai non produceva quasi più nulla di nuovo. Nel X e l'XI secolo il potere di Montecassino crebbe talmente che la trasmissione dei materiali liturgici molto spesso avvenne in direzione contraria, cioè una volta era Santa Sofia Benevento che riforniva Montecassino, adesso abbiamo Montecassino che rifornisce. Vediamo l'area di diffusione. Dunque, è difficile stabilire con precisione i confini dell'area di diffusione del canto beneventano, ma la presenza di numerosi rotoli dell'Exultet, che abbiamo ancora qua sotto occhio, può aiutarci a chiarire tale geografia. Questi rotoli sono un fenomeno esclusivo dell'Italia meridionale, di conseguenza la loro esistenza stessa può testimoniare la presenza di una liturgia regionale in un determinato luogo. L'estensione del canto beneventano, e sto concludendo, per quanto possiamo risalire, è mostrata in questa cartina, ecco, nella quale sono indicati tutti i luoghi di origine, reale o presunta, delle fonti che contengono elementi di liturgia beneventana. La cartina ovviamente si riferisce al periodo della documentazione scritta, che come abbiamo detto prima è dell'undicesimo secolo. Ma, come per tutti gli altri repertori liturgici in Europa, fissa su pergamena ciò che nei secoli precedenti era stato tramandato attraverso la tradizione orale, come ho evidenziato all'inizio. La città di Benevento era il centro propulsore e produttivo del canto beneventano, come abbiamo appena detto. Ma anche altre fonti beneventane possono essere collocate per numero e per orientamento geografico lungo l'asse Benevento-Montecassino, con un certo numero di presenze in località vicine come Bari, le isole Tremiti e la costa dalmata. Dopo l'iniziale diffusione del canto beneventano, l'arrivo del canto gregoriano in Italia meridionale rappresenta l'evento di maggiore importanza ai fini della nostra trattazione fara tabula rasa, sostanzialmente, che alla fine del XII secolo il repertorio oggi generalmente erroneamente chiamato gregoriano era il solo canto liturgico praticato nella Chiesa latina dell'Italia meridionale. Le forti pressioni all'unità e all'uniformità liturgica ebbero così tanto successo che il canto beneventano fu abbandonato, nonostante alcuni tenaci sforzi locali mirati alla sopravvivenza. Ecco, cosa ho detto io? Affrontare l'universo del canto liturgico è ritrovarsi in un mare al buio, su una zattera di ignoranza, parlo per me naturalmente. Aggrappati a brandelli di ipotesi lacerate, e laceranti. Così è, se vi pare. Bravo. Un grazie di cuore al dottor Enzo Toffoli, che tra l'altro ci ha fatto vivere un'atmosfera che è opposta a quello che è il tenore per il quale si ritiene il popolo longobardo un popolo guerresco, che poi crea una sorta di unità, anche se così contrapposta, così diciamo in qualche modo difficile, di unità dal punto di vista del canto e della religiosità. Dopo la conversione, anche se abbiamo questa interferenza ariana, eccetera, eccetera, il canto credo sia un filo conduttore che ci porta praticamente dal nord al sud e da viceversa, sì, ad una unità di popolo. Poi l'incontro con i Franchi e con i Bizantini hanno fatto il resto, che sì, non è forse le ultime parole che sono state citate.
e complimenti per la...